Siamo in Piazza di Fana, nel mezzo di una discoteca all'aperto a Casaluccio, organizzata dal bar Old Station, con i fratelli Antonio e Giuseppe Spino. C'è tutto, il DJ, i ballerini, lo speaker, si sa, e anche i guardoni. Eccoli là, li vedete? Sono tutti in pista. La maggior parte di loro non ha nemmeno 30 anni. Possiamo tranquillamente chiamarli giovani. Ma, un momento, qualcosa non quadra. Proviamo a cambiare il sottofondo musicale e vediamo che succede. Maronna mia, calza a pennello. Guardateli, sono tutti fermi. È strano, ma queste persone non soffrono di reumatismi o di acciacchi vari. Sono giovani. E come fanno? Sono letteralmente ipnotizzati, immobili. Eccola qua, la nuova generazione. A sinistra le ragazze e a destra i maschietti. Divisi da una coppia di rumeni che balla in totale scioglievolezza tra l'immobilismo generale. Ma qualcuno non ci sta. I fratelli Spino. Le persone sono accorse, c'erano molti ragazzi, non hanno ballato, forse per vergogna, si sono bloccati, non lo so. E invece abbiamo notato che quando escono dal territorio nostro partecipano attivamente alle manifestazioni a cui vanno, con canti, balli. Stasera si sono bloccati, dobbiamo superare questo piccolo ostacolo, non lo so perché, forse hanno vergogna dei loro genitori che sono venuti a vedere insomma la festa, e non lo so, dobbiamo cercare di sbloccarli questi ragazzi. Cercato con questo piccolo gesto di creare una cosa di diverso sul nostro piazzale Alifana. Infatti l'abbiamo, per questo evento è stato ribattezzato stesso da noi Arena Alifana, giusto per dargli un nome così. Quindi voi volete andare avanti con queste feste affinché la popolazione partecipi? Sì, vogliamo andare avanti con qualche altro evento sempre gratis offerto da noi, appunto per cercare di coinvolgere gli amici nostri e i nostri compaesani qua a Casaluce, di non farli uscire dal paese, di non trovare divertimento altrove. Stiamo già programmando altre serate, penso che la prossima sia improntata sulla salse e merengue e latinoamericano, un po' di blues, cercando di coinvolgere un pubblico un poco più vasto, persone più adulte e che con i ragazzi possano divertirsi insomma sul nostro piazzale. Ma meno male che i bambini sanno ancora come si fa a divertirsi e puntualmente arriva qualcuno che glielo impedisce. Che tristezza!